Il servizio gratuito di welfare leggero operativo da lunedì a Deruta è stato presentato sabato scorso dal sindaco Michele Tognaccini e dal vice sindaco Cristina Canuti. Contemporaneamente è stata inaugurata la sede dell'associazione Azione Civica che gestirà il progetto in via Borgo Garibaldi a Deruta. Il servizio è rivolto alla popolazione anziana autosufficiente e con età maggiore dei 65 anni. I beneficiari sono residenti del comune di Deruta, capoluogo e frazione. Un servizio importante, direi fondamentale, con il quale intendiamo potenziare le politiche sociali volte a sostenere le categorie deboli della nostra comunità, in modo particolare la popolazione anziana, che rappresenta per noi una risorsa inestimabile. Oggi abbiamo inaugurato uno spazio che definirei di condivisione sociale per i numerosi servizi che offre alla popolazione derutese e soprattutto agli anziani e a coloro che vivono una situazione di disagio. In particolare, l'attività potrà riguardare il disbrigo di incombenze quotidiane presso il domicilio della persona anziana o nelle sue vicinanze, il pagamento di bollette, la spesa assistita, la consegna della spesa alimentare, beni di prima necessità e farmaci, l'assistenza e accompagnamento per realizzare acquisti di carattere personale, facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati del territorio, anche con accompagnamento protetto mediante mezzi idonei gratuiti, presso farmacie, centri medici, CUP, uffici postali, uffici comunali, mercati rionali, cimiteri. Oggi abbiamo presentato il progetto del welfare leggero insieme all'associazione Azione Civica che porterà avanti la realizzazione di questo progetto. Il progetto partirà già da lunedì con degli orari ben precisi, dalle 8 della mattina alle 12:30.